Ciao e benvenuti alla sezione numero 3 della lezione 27. In questa sezione impariamo a localizzare qualcosa o qualcuno. Vediamo come possiamo localizzare qualcosa o qualcuno in italiano. Vediamo qualche frase del nostro dialogo. Vediamo. La facoltà di lettere si trova vicino al rettorato. Il rettorato è vicino alla biblioteca. Quando sei di fronte alla biblioteca, vai sempre dritto. Quando sei davanti alla statua, gira a sinistra. Allora, per localizzare qualcosa o qualcuno usiamo delle espressioni particolari come ad esempio vicino a, di fronte a, davanti a. Vediamo il significato di queste espressioni. Vediamo. Vicino a, lontano da. Vicino, lontano. Vediamo degli esempi. Il ragazzo è vicino alla casa. Vicino, vicino. Il ragazzo è lontano dalla casa. Lontano. Lontano. Quindi vicino, lontano. Il ragazzo è vicino alla casa. Il ragazzo è lontano dalla casa. Ok? Vicino, ad esempio, un metro, lontano, 500 metri, ok? Vicino, lontano. Bene, vediamo altre espressioni. Di fronte a, di fronte a. Vediamo. Il ragazzo è di fronte alla ragazza. Il ragazzo è di fronte alla ragazza. Ok? Di fronte alla ragazza. E ancora, davanti a, dietro. Davanti, dietro. La macchina è davanti alla bicicletta. La macchina è davanti alla bicicletta. La macchina è dietro la bicicletta. La macchina è dietro la bicicletta. Ok? Quindi la macchina è davanti alla bicicletta e la macchina è dietro la bicicletta. Bene. E ancora. Sopra, sotto. Vediamo degli esempi. Il cane è sopra il tavolo. Il cane è sopra il tavolo. E il cane è sotto il tavolo. Sotto il tavolo. Ok? Quindi il cane è sopra il tavolo e il cane è sotto il tavolo. E poi abbiamo fra o tra. Fra, tra. Stesso significato. Il ragazzo è tra la macchina e la bicicletta. Il ragazzo è tra la macchina e
bicicletta, tra la macchina e la bicicletta, in mezzo, tra la macchina e la bicicletta. Bene, la sezione numero 3 finisce qui e adesso puoi fare gli esercizi di questa sezione sulla piattaforma. In particolare fai gli esercizi 27.3 e noi ci vediamo tra poco per la prossima sezione. Ciao a tutti! Ciao!